Buonasera, eccoci trovati ad una nuova puntata sulle nostre dirette di Ponti di Luce. Grazie sempre a Gaetano, a Silvia e a tutte le persone che gestiscono benissimo gli appuntamenti, che gestiscono bene le dirette soprattutto. Un saluto ad Andrea che insomma era il suo spazio, era il suo momento, il suo posto, e per problemi personali non è qui, insomma, stasera con noi. Un abbraccio e tanta, tanta guarigione. Allora, nel frattempo, mentre aspettiamo che qualcuno si colleghi, ditemi se un po' si sente, se ci sono problemi, se si vede, insomma, vedo, ok, una decina di persone collegate. Buonasera Rocco, ciao Anna, ok, c'è anche Elena, ciao, buonasera. Allora, io volevo sapere un po' se vi va di fare delle domande, non solo magari aspettiamo anche che il mondo dello spirito ci risponda, risponda alle nostre domande, ma più che altro anche per chiarire i dubbi o per smuovere in altre persone un po' quello che è il terreno piatto, la situazione in cui uno si trova molto spesso per varie vicissitudini personali, non sempre ci permette di guardare oltre, e quindi ci creiamo la nostra, come dire, vita di sopravvivenza. Ma oltre quella vita di sopravvivenza, quali sono quelle domande che tutti avrebbero bisogno di farsi? Quali potrebbero essere, secondo voi, quelle domande di cui uno ha bisogno? Allora, ciao Daniela, ciao Giuliana, ok, ciao Rosita, ciao Arianna. Maria dice proprio come mi sento adesso. Come ti senti adesso? Maria, come ti senti? Quindi, vi chiedevo, secondo voi, quali sono quelle domande che una persona dovrebbe porsi per risvegliare la propria coscienza, la propria natura spirituale? Allora, ti volevo dire Sonia che il mio cambiamento mi è arrivato 10 anni fa, quando mia madre è mancata. E da allora, cara Elena, che domande ti sei fatta? Se sei arrivata ad un cambiamento che possa essere in positivo o in negativo, quale domanda hai posto a te stessa per comprendere che sei cambiata, che hai avuto un cambiamento? Che cosa ti sei chiesta? Che domande ti sei fatta? Allora, Maria, nella situazione che dicevi tu ora, sto cercando di costruirmi una realtà diversa da quella che ho davanti ora, per il fatto che il mio ragazzo mi ha lasciata. Allora, noi viviamo in una realtà, quella che noi percepiamo come unica, sola, vera, realtà, tangibile, perché fisica, perché materiale. Ci troviamo in questo piano e abbiamo, ognuno di noi ha un compito da portare a termine. Nel momento in cui ci sono persone che incontriamo
nel nostro viaggio, perché questo è un viaggio, noi restiamo a volte impigliati in una rete. Siamo così presi dalla vita quotidiana, dai dispiaceri, a volte anche dai problemi, e non ci rendiamo conto che siamo anche altro. Quando una persona ci fa del male, crediamo, no, che ci faccia del male, quella persona cambia strada, oppure noi ci allontaniamo, le nostre strade si dividono. Questo non deve, essere un problema. Noi dobbiamo imparare a comprendere che la verità non è una assoluta, perché non esiste la verità assoluta. Esistono frammenti di verità, pezzetti di verità, e sono dentro ognuno di noi. E quando riusciamo a fare, non gruppo, però quando riusciamo a interagire anche con altre persone, riusciamo a scambiarci questi pezzettini di verità. Ed ecco che per un attimo riusciamo ad immedesimarci anche nell'altra persona, anche in quello che ci sembra in quel momento cattivo. È difficile accettare, è difficile accogliere quello che non ci piace. Ma senza quello che non ci piace, non possiamo andare avanti. Perché non possiamo andare avanti? Per il semplice motivo che non possiamo vivere in una vita perfetta. Non esiste la perfezione. Noi siamo quelle piccole lucine, siamo luci in cammino, e ognuno cerca la sua strada. Non ci è, non, come dire, ci è permesso sbagliare, ci è permesso sperimentare, ci è permesso provare, perché tutti abbiamo l'opportunità, non diritto, ma l'opportunità di provare e di fare esperienze che servono dall'altra parte. Molto spesso si pensa che tutto sia regolato da quelle leggi di etica morale, ma l'etica morale nel mondo spirituale è molto diversa. L'unica legge è quella dell'amore, che è affiancata a quella dell'attrazione. Per amore non è amore tra due persone, per amore è un qualcosa di che unisce la fede, che unisce l'affidarsi, unisce il fatto che noi siamo strumenti, siamo tutti strumenti, perché tutti in un modo o nell'altro ci mettiamo in gioco, siamo qui e siamo strumento per quelle esperienze, per noi stessi, ma anche per gli altri, e molto spesso siamo anche noi opportunità per gli altri di crescita spirituale, di risveglio e soprattutto di espansione, di consapevolezza. Comprendere che siamo uguali, comprendere che nonostante ognuno di noi in questa vita abbia un ruolo, noi siamo tutti bravi attori di una vita, no? Può sembrare un po' un paradosso questo,
perché chi soffre, chi sente la sofferenza dentro di sé, quella sofferenza la sente per vero, quindi gli attori fingono. Io parlo di attori perché ognuno di noi riveste un personaggio. Chi fa il figlio, chi è la mamma, si creano situazioni, ci sono persone che perdono la vita in tragici incidenti o ci sono ragazzi che vengono uccisi, ci sono grandissime tragedie e non possiamo chiederci perché. Non possiamo chiederci perché Dio fa questo ai bambini, perché non fa quel, perché non siamo noi quelli che danno come dire, una giustizia. La cosiddetta giustizia divina non siamo altro che noi stessi nel giudicarci, ma in maniera molto distaccata. Una volta che noi andiamo dall'altra parte, non abbiamo più un pensiero legato alle ideologie, a quello che è un pensiero terreno, un pensiero fisico. Guardiamo le cose con un sentire più profondo, con un sentire diverso. Questo ci rende unici perché? Perché amare incondizionatamente è lasciare liberi. Se noi pensiamo in un Dio, crediamo in qualcosa che ci ha generato, che ci ha creato, che è dall'altra parte, qualcosa più grande di noi, qualcosa che non riusciamo a comprendere. Questa entità, qualsiasi essa sia, che si può chiamare albero, che si può chiamare Dio, che si può chiamare Buddha, che si può chiamare Babaji, Sai Baba, qualsiasi, ha fede in noi. Si fida di noi e ci lascia liberi di andare dovunque, dovunque noi sentiamo la necessità di andare per crescere, per maturare, per dar da mangiare al nostro essere più puro, più divino che c'è in noi. Dal mondo spirituale, mai come in questo periodo, tengono a far sentire la loro presenza, ma per tutti, per chi sceglie la buona strada e per chi sceglie una strada meno buona. Non dovremmo imparare a non giudicare le scelte fatte da una persona, qualsiasi sia la scelta, è difficile. Noi siamo a volte molto lontani da quello che è lo studio che fanno dall'altra parte. Io ho già raccontato la settimana scorsa di un messaggio che ho ricevuto da una persona a me molto cara. Le chiedevo di una cosa personale e questa persona mi ha detto non pensare a questa cosa personale perché si risolve, in un modo o nell'altro si risolve. Ci teneva a spiegarmi che cosa fa dall'altra parte, ci teneva a spiegarmi dove si trovava, che cosa faceva quando dice che deve lavorare. Dall'altra parte vivono, lavorano, studiano, ma non è un qualcosa di materiale, è un qualcosa che va oltre. E questo me lo sento ripetere spesso in ogni messaggio che mi danno e che mi fanno scrivere. Loro vogliono che noi comprendiamo
in termini molto semplici. Ci sono state entità anche in passato che hanno dato messaggi a grandi medium per oltre 40 anni e non hanno più bisogno di spiegare quei concetti difficili, no? Perché sono ancora alcuni concetti molto difficili da comprendere, da metabolizzare, da sentire. Quello che questa entità mi spiegava è che si trovava a studiare in quella che noi chiameremmo biblioteca. Solo che non c'erano libri, ma mi parlava di questa sorta di rotoli incapsulati, erano come delle capsule di un materiale particolare, mi spiegava, un materiale argenteo, molto resistente, molto luminoso, scintillante, quasi come se abbagliasse la vista, e mi ha fatto vedere lo spazio in cui si trovava. Questi scaffali altissimi e profondissimi, io non riuscivo a percepire bene lo spazio perché era enorme, e lui semplicemente con la forza del pensiero comunicava questo che lui stava facendo e mi spiegava come si legge questo libro. Io avevo tante domande da porgli perché la mia curiosità era infinita su questo. La prima cosa che mi venne è come fai a leggere, come fai a studiare, che argomenti sono, come fai? E questa entità mi dice, hai presente il cinese, però è una lingua mista all'arabo. Unita anche alla scrittura dei non vedenti, però mi raccontava anche di come sia legata la musica in questo. Lui è una persona avvantaggiata in questo perché in questa vita studiava musica, quindi la musica aiuta, è una vibrazione molto forte che ti aiuta, e mi raccontava che si trovava tra l'ottavo e il nono piano, l'ottavo e il nono di un qualche piano, di un qualche passaggio che deve fare. E lui praticamente mi raccontava che a volte è così dedito allo studio che molto spesso quando ripensa alla vita che conduceva, ciò che faceva, o anche alla sua bellissima famiglia, un po' è come se si sentisse, come dire, un po' distratto da quello che faceva. E per lui era, come dire, normale. Spiegava che anche altri ragazzi come lui, entità come lui, hanno la possibilità di scegliere, di fare delle scelte importanti per andare ancora più avanti, per andare ancora più su. È stato un momento di grande studio, un momento molto importante. Lui, anche se era un po' confuso nella spiegazione che provava a darmi di quello che stava studiando, ho capito quanto ancora c'è da fare dall'altra parte. Quindi con il trapasso non è che l'inizio,
non è la fine, ma è l'inizio di un qualcosa che abbiamo bisogno di sperimentare prima in vita materiale e poi in vita oltre lo spirito, perché possiamo sviluppare il discernimento, guardare situazioni, guardare noi stessi senza giudicarci. E questa penso sia la forma di amore più incondizionata che ci sia, anche nel momento in cui ci sono entità che vanno via, che vanno dall'altra parte, vanno con un bagaglio pieno. Perché? Perché in questa vita hanno dovuto affrontare il viaggio di quello che è una tragica, insomma, malattia. E già da lì si ha tanta consapevolezza del viaggio che stiamo facendo, perché ci accorgiamo attorno a noi delle piccole cose. Pensiamo che le stiamo perdendo e non è così, perché quando le guardiamo più da vicino le apprezziamo e diamo un sapore diverso a quelle cose. Senza quella brutta esperienza noi non avremmo mai girato lo sguardo verso un nuovo orizzonte dall'altra parte. E anche se fa soffrire noi stessi a volte, fa soffrire anche le persone che abbiamo intorno, dovremmo imparare a sviluppare una capacità di comprensione dell'altro e di comprensione soprattutto verso noi stessi, perché siamo tutti in cammino verso un qualcosa. È un viaggio che dura non una, non quattro, ma forse 100, 200 vite. Io sento forte il tema per me della reincarnazione e io parlo su quello che ho vissuto e sulle esperienze del mio vissuto, e quindi porto la mia verità, che magari può essere diversa dal pensiero e dal sentire di altri. Però è bello ed è altrettanto importante potersi confrontare, come dicevo prima, e unire questi piccoli pezzetti di verità che abbiamo dentro ognuno di noi. Tutti quanti possiamo avere dei contatti con l'oltre, tutti abbiamo percezione che l'oltre sia accanto a noi e che i nostri cari o i nostri spiriti guida o i nostri angeli siano accanto a noi attraverso i sogni, attraverso i centesimi, attraverso i cuori che troviamo, ma anche attraverso la natura. Ci sono le farfalle o anche gli uccelli, gabbiani. Possiamo trovare piume ed è così intelligente il mondo spirituale, tanto da riuscire a trovare con noi un linguaggio speciale, un linguaggio personale, un linguaggio che si adatta perfettamente al nostro sentire, a quello che c'è dentro di noi. A me capita con una mamma, spesso, non so se è in linea, però è una mamma molto, molto dolce, è anche suo figlio, che è nell'oltre. Questo ragazzo, ogni qualvolta vuole salutare o vuole semplicemente dare un pensiero d'amore, manda segnali, foto, immagini, murales con Mario Bros, perché questo ragazzo si chiama Mario e lo chiamavano Super Mario,
E questa cosa è meravigliosa, è bellissima. Io lo trovavo dovunque. E quando mandavo e mando le foto a sua mamma dei segnali che trovo, lei mi ha ringraziato dicendomi: io ho chiesto a mio figlio se vuoi farti sentire, e io non riesco a comprendere questo, vai da Sonia. E per me è stata un'emozione e una conferma molto molto importante. Quindi io ringrazio tanto il mondo spirituale e ringrazio soprattutto quelle persone che con tanta gentilezza, che con tanta umiltà si avvicinano e chiedono anche soltanto un abbraccio, anche soltanto una chiacchiera amica. Quando a volte si chiedono i messaggi così subito. Io non ho nulla in contrario, non giudico, quindi per me va bene. Molto spesso arriva immediato, no? Il bisogno, il bisogno che c'è di essere compresi, di essere capiti, perché per molti è difficile poter parlare di quell'argomento che è stato reso tabù, di un argomento che è stato reso ai limiti della pazzia, e è anche questo quello che vuole il mondo spirituale. Iniziare ad abituarsi che anche questa sia normalità. Ascoltare, sentire le presenze di entità che non sono più qui in veste materiale. È normale, non si è impazziti, non c'è una diversità, non c'è una proiezione di poteri magici. Siamo tutti così. C'è chi ha questo senso un po' più sviluppato, alcuni hanno nel loro karma la strada indirizzata per far da tramite quello che è il medium, fare da mezzo, ma tutti dentro di noi abbiamo l'universo intero. Ecco che qualche giorno fa mi è arrivato un messaggio che ho pubblicato anche su Bridge of Light, e è stato un messaggio così di impatto. Mi è capitato di mattina, può capitare di notte mentre sto dormendo, mi alzo e devo scrivere, quando sento che la vibrazione è così forte, e quindi vuol dire che il messaggio è molto importante. Oltre all'importanza del messaggio, quello che è estremamente importante è come riusciamo a interiorizzare quel messaggio, come riusciamo a smistarlo, come riusciamo a renderlo concime per noi. Immaginiamo tutti di essere una pianta, una piantina che dal seme diventa pianta, da pianta diventa albero e da albero dà frutti. E noi dobbiamo avere terreno fertile, irrorare il terreno con acqua buona e sopportare il cambiamento delle quattro stagioni, perché un albero può sopportare la pioggia ed è sempre lì, può sopportare la neve ed è sempre lì, può sopportare l'estate, il caldo torrido ed è sempre lì, può sopportare un incendio. Si può bruciare dentro, e l'albero, anche se brucia e si sgretola,
quando cade nel terreno diventa ancora più fertile. Quindi è una metafora quella del dolore e della sofferenza che va interiorizzato. Noi dobbiamo imparare ad essere anche il dolore dentro di noi, ma quel dolore non possiamo renderci schiavi del dolore, ma possiamo trasformarlo come fa un albero bruciato, che cade nel terreno, rende il terreno ancora più fertile. Non è semplice potersi approcciare su argomenti che riguardano molto la sfera personale, perché di partita delle persone a noi care è sempre un tasto dolente ed è ancora più dolente quando abbiamo noi un dolore grande dentro di noi o quando sentiamo che dentro di noi qualcosa non va, sta scivolando, la nostra vita ci sta scivolando tra le mani, sentiamo che a poco abbiamo raggiunto il nostro viaggio e stiamo per cambiare forma, è lì che è ancora più difficile. Sento, non so perché, ma sento di dare forza e coraggio a chi in questo momento dentro di sé ha una battaglia da affrontare e la lotta quotidiana con il suo dolore e con la sua forza di volercela fare. Tutto accade per un motivo, ci viene ripetuto sempre. Abbiamo il diritto di essere anche un po', abbiamo il diritto anche di essere un po' arrabbiati, questo ci è concesso, ci è permesso anche di arrabbiarci. Ma l'importante è non perdere mai la speranza. La speranza che nulla finisce, ma che tutto si trasforma in energia e quell'energia è così forte, è così vibrante, è così alta, è così pura che ci attrae in un istante, ci ritroviamo da un'altra parte. Molti mi chiedono come stanno i loro cari, in molti messaggi, ne ho ancora tantissimi a cui devo rispondere, in molti messaggi mi chiedono come stanno. Loro stanno non bene, ma di più, bene non è nulla, loro hanno dentro di sé una luce così forte che se voi permettete a loro di entrare in una piccola porticina dentro di voi, loro illuminano tutto, tutto il vostro essere. Ci sono tanti, ci sono tanti ragazzi in questo momento. Mi danno forza e coraggio per sostenervi, perché ognuno di voi in questo momento, se è collegato a loro
voi e noi siamo tutti collegati in un unico abbraccio, in un unico fascio di luce. Loro ci dicono: immaginateci insieme a voi, mano nella mano, in un meraviglioso girotondo, in un girotondo così grande da contenere la terra. È importante, anche per loro, è importante che voi iniziate a sentire nel vostro cuore, nel vostro essere, nel vostro più piccolo angolo, del corpo, che c'è luce, che c'è speranza e che c'è amore. Non perdete la speranza. Ci sono, allora non molti non hanno bisogno di, non sentono l'esigenza di farsi riconoscere, perché sono tutti venuti per un motivo. Loro sanno che c'è bisogno in questo momento di voi. Ognuno di voi in questo momento riceve una piccola, piccolissima percezione. Non è il contatto. Le mie parole fanno da veicolo, sono un mezzo per esprimere quello che loro sentono e quello che loro pensano in questo momento. Loro hanno bisogno di sapere che in voi sentite il loro amore in questo momento. Io sento molto forte una presenza maschile che quando era in vita aveva problemi ma molto forti allo stomaco. Non so se c'è qualcuno collegato che possa riconoscere questa entità, questa persona che aveva. Si identifica con forti dolori all'addome, forti dolori all'addome. Mi fa sentire questo. È una presenza maschile. Per lui era molto ha passato tanto tempo in ospedale. Mi fa sentire l'odore di disinfettante, odore di ospedale, garze, era molto sofferente, era molto sofferente. L'ultimo ricordo che lui aveva prima di andare è stato quello di un letto di ospedale. È andato via che era in ospedale. Non so se. Era il suo messaggio. Lui vuole rassicurare la sua famiglia che sta bene, che ha avuto paura, ha avuto un po' di paura perché non sapeva cosa doveva fare, non lo sapeva. Era molto, 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 molto spaventato. Però sta bene, vuole rassicurare questa donna. Ricorda ancora di un anello
una fede, la moglie, è la moglie, vuole rassicurare sua moglie che sta bene. Sento anche che c'è un'altra entità, è una donna, ha i capelli ricci, è una donna con un bellissimo sorriso, è una donna, mi fa sentire la sua dolcezza, un neo, aveva un neo qua, un piccolo neo, piccolo neo, ma quello che la distingue è il sorriso, il bellissimo sorriso e lo sguardo, occhi scuri ma pieni di luce, molto vitali, pieni di vita, pieni di vita, pieni di vita. Questa donna ha una sua amica, qualche suo parente o qualcuno ha una sua gonna. Lei amava questa gonna lunga, una gonna lunga. Lei amava una gonna lunga. Vuole salutare, vuole solo salutare. Per lei ci tiene a dire: ok, l'amica è la sua mamma, come un'amica è la sua mamma. C'è anche una nonna magra, una nonna bionda, una nonna che mi fa sentire l'odore di sigaretta. È una nonna molto giovanile, molto alla moda. È una nonna che andava tanto per le innovazioni, per le rivoluzioni. Lei era molto, molto proiettata, quest'animo femminile molto forte. Capelli corti, biondi. È andata via da poco. È andata via per problemi al cuore. Allora, c'è anche un bambino. C'è un bambino piccolo, molto, molto piccolo. È un bambino piccolo in un'incubatrice. Questo bambino vuole fare un gioco con la sua mamma. Non vuole che sua madre continui a piangere, sa che è difficile, ma lui ha una piccola candela nelle sue mani, e non vuole che le lacrime della sua mamma spengano questa lacrima, spengano questa fiamma. Thomas non è il suo nome, ma a lui sarebbe piaciuto anche questo nome, Thomas. Sono tanti. Io sento anche la presenza,
dell'arcangelo Gabriele e Metatron. Siamo tutti protetti da una bellissima luce viola. Ci stanno mandando guarigione tutti i nostri cari fratelli. Nel mondo dello spirito ci stanno inviando guarigione, ci invitano ad essere più malleabili, più comprensivi e meno ostili al dolore. Quello che conta davvero è avere un cuore, oltretutto, oltre ogni barriera, oltre ogni confine. Il mondo spirituale sarà sempre più presente, sarà sempre più forte, sarà con noi, sarà dentro di noi e sarà fuori di noi. Per un avvenire diverso abbiamo bisogno tutti di guardarci dentro. Dalle più piccole parole, vorrei trasmettervi l'amore, la calma, la gioia, la serenità e la loro armonia perfetta, indivisibili. Noi siamo indivisibili. Ci chiedono a piccoli passi di proseguire nonostante il dolore ai piedi. Sono in un vortice. Loro il vortice, ci stanno riunendo tutti insieme. Hanno gioia, hanno amore. Le parole spesso sono riduttive. Ah, c'è bisogno di aiuto, ma non un aiuto materiale tangibile. C'è bisogno di un aiuto interiore. C'è bisogno di lenire le ferite. Le parole come medicina, come un balsamo per le ferite altrui. Siete tutti meravigliosi esempi di come vi siate affidati a questa vita. Anche loro ci chiedono di non rendere vano ed inutile il loro sacrificio. Il loro affidarsi. Mi arriva un'entità maschile, una persona sulla sessantina,
capelli brizzolati, nome Giorgio, dà baci alla sua bambina, la chiama così, sua figlia, bambina, nonostante sia grande. Sono veramente tante entità. Scusate. Allora io, se mi permettete, vorrei rispondere a qualche domanda. Vado un po' indietro, penso di aver saltato qualche... Non so se ci sono delle domande, però... Così, random. Allora, buonasera a tutti. Ok. Allora, Katia dice: io sto imparando a guardarmi senza giudizio e questo nuovo aspetto sta cambiando la mia visione della vita. È importante riuscire a farlo proprio così, Sonia. Siamo viaggiatori che stanno imparando il proprio cammino e stiamo soprattutto guidando altre persone attorno a noi e vicino a noi. Rocco dice: Dio mio, tutte queste vite, già è faticosa una. Pensa un po', Rocco, se fossimo costretti a ricordare tutto, quindi e la morte fisica e del nostro cervello, quindi della parte materiale del nostro cervello, ci libera tanto da poter ricominciare da capo. Spero che questa sera ci sia un messaggio per me da mio marito. Ok, anche loro ti amano tanto, cara Patrizia. Ti raccomandano di essere meno distratta. Jessica, Joe mi fa trovare delle bellissime scritte sui muri, più delle volte il suo nome. Lo trovo dappertutto. Ok. Fedoro, dipende. Non è facile sentire dentro di te il dolore di altre persone. A volte il dolore è così pesante, è così, come dire, diventa proprio un macigno, ed è dura, veramente dura. Non è facile, non è facile. Eli, sì, tanto c'è tempo. Io ho le antenne sempre drizzate, quindi quando vogliono ci sono. Ah, Fedora, non preoccuparti. Non significa che... Da tanto tempo non ho più segni, io non la sogno mai. Non è così, non è soltanto nel sogno che tu hai un segno, puoi anche avere dei segni restando sveglia, quindi fai attenzione perché ti bombarderanno. Maria, io sono andata da una sensitiva e mi ha detto che mio papà doveva darmi un messaggio importante in sogno, ma ancora non riesco a sognarlo. Maria, non lo so se... non so se questo messaggio ti debba arrivare in sogno, però puoi aprirti a qualsiasi altra forma.
a qualsiasi altro canale per ricevere un messaggio. Stai sicura che se il mondo spirituale decide di mandarti un messaggio, in qualsiasi modo arriva. Può arrivarti in un modo impensabile, non per forza in sogno. Laura, la mia serenità ora è la tua sensibilità che mi trasmetti. Questo è un regalo dal cielo, ringrazio lui, loro lassù. Lo è anche per me. Avere questi contatti mi guariscono, mi portano benessere, mi portano guarigione, mi aiutano e se sto bene. Sento di trasmettere anche qualche piccolo semino di buono, di bontà, di gentilezza. Non fa male, ecco. Allora, Angeletta ci dice: io sono tanto arrabbiata, non solo, un poco. La parola arrabbiata, la parola rabbia è una vibrazione che ti tira giù, non ti fa salire su. Dall'altra parte non sanno legarsi alla rabbia, non hanno bisogno della rabbia. Piano piano capirai che la rabbia ti tiene ferma. Ti tiene ancorata e tu non hai bisogno di rimanere ancorata, Angioletta. Hai bisogno di andare oltre, hai bisogno di staccarti dalla rabbia. Allora. Roberta dice, ad esempio, il mio papà per i primi 7 mesi si vedeva avvolto in una nebbia. Allora, Roberta, ogni persona che trapassa va dall'altra parte con il bagaglio cioè con il bagaglio che ha riempito qui. Probabilmente il tuo papà si vedeva avvolto in una nebbia perché non sapeva dove e cosa dovesse fare e ha dovuto lavorare forse sulla sua consapevolezza e non è semplice ok, trapassi un giorno prima che trapassi hai studiato, hai letto, hai avuto tutto, adesso sei pronto, vai dall'altra parte e non è così. Quindi è una vita di ricerca, una vita di continua ricerca, oltre che di studio, di esperienze di altre persone. E questo è quello che è importante. Per questo ognuno di noi ha un pezzettino di verità. Perché? Perché molte persone, noi dobbiamo ascoltare altre persone per capire le loro esperienze, per capire quello che è il loro vissuto. È importante questo, altrimenti non potremo mai collegare il passato. Buonasera, buonasera Miki, Miki Bizzarri, mi fa molto piacere che stai guardando la mia diretta. C'è il papà, era il papà di qualcuno? Potrebbe essere.
Sì, va. Ok, Arianna. Ciao Caterina. Qualche messaggio sicuramente, qualche domanda. Mi chiedo scusa e poi con calma mi vado a rileggere insomma tutti i commenti. Ok, Mary. Giorgio è tuo zio. Allora, ognuno di voi sa se è arrivato il messaggio. Sono le 22:01. Non posso rubare tempo. Allora, Alessandra, innanzitutto, se pensi che possa essere lei, non sento che sia lei, no, non. Almeno non lo fa per spaventarmi. Voi siete liberi di chiedere che non vi siano queste manifestazioni. Se non gradite, dal mondo dello spirito, sono molto rispettosi delle regole. Quindi se voi chiedete di non avere più queste manifestazioni da parte di questa entità, io non sento che possa essere tua suocera. Non è tua suocera, ma comunque potete scegliere di non, semplicemente non ricevere queste manifestazioni. Quindi pregare affinché questa entità trovi la luce in maniera molto semplice e serena. È arrivato il messaggio al 100% fedele. Che bello, sono contenta. Va bene. A malincuore vi lascio in compagnia delle vostre guide, in compagnia delle vostre persone fidate, in compagnia di tutte le entità che sono luce, che sono amore e che circondino la vostra vita, le vostre case e i vostri affetti più grandi. Con immenso amore vi abbraccio, vi saluto e vi do appuntamento il 27 febbraio
mezzogiorno alle 12 e per tutti i giovedì alle 12 ci vedremo per fare delle dirette simpatiche, delle dirette in cui potrete sentirvi liberi di chiedere quello che riguarda le vostre perplessità e anche le mie nel mondo spirituale. Vi mando un grosso bacio, vi auguro una buonanotte e appena riesco prometto che rispondo a tutti.